Sto morendo e mi sto divertendo. A dirlo è Randy Pausch, un insegnante di informatica del Carnegie Mellon University, che l'anno scorso, in primavera, ha scoperto di avere un cancro al pancreas. Ha deciso di smettere di insegnare, di passare con la sua famiglia, i suoi tre figli e sua moglie gli ultimi mesi di vita, e ha fatto l'ultima lezione all'università. E in quell'università c'è una tradizione per cui quando uno smette di insegnare fa un'ultima lezione come se fosse l'ultima della sua vita. Beh, per Randy Pausch questa era veramente una possibilità. Ho ascoltato questa lezione, che è stata messa, filmata e messa su YouTube, e ho trovato assolutamente straordinario il fatto che, invece di essere quello che ci si aspetterebbe, in fondo una sorta di testamento comunque all'insegna certamente non dell'allegria, beh, mi sono trovato davanti a un personaggio che sprizza vitalità da tutte le parti, che fa ridere, che riesce a insegnare a tutti sostanzialmente come stare al mondo, cioè come stare al mondo gioiendo e avendo la possibilità, insomma, di essere felici dell'esistere, felici del fatto di esserci, felici di guardarsi in giro. I don't know how to not have fun, right? I'm dying and I'm having fun. And I'm gonna keep having fun every day I have left, because there's no other way to play it. Right? So my next piece of advice is, you just have to decide if you're a Tigger or you're an Eeyore. I think I'm clear where I stand on the great Tigger-Eeyore debate. Dopo questa lezione filmata e messa su YouTube, che fra l'altro è stata vista, pare, da più di 6 milioni di persone, è nata, con delle aggiunte, l'esperienza di un libro, l'ultima lezione, The Last Lecture, in questa forma, da cui la diffusione, in fondo, di un messaggio di speranza, e intendiamoci bene, un messaggio laico, perché qui non si tratta assolutamente di una persona che faccia un discorso religioso, è un discorso condivisibile assolutamente da tutti, è uno sguardo sereno alla vita, uno sguardo sereno all'esistenza. Il 18 maggio 2008, quindi 8 mesi dopo questa lezione tenuta all'università, Randy Pausch è stato ancora invitato a parlare ai laureandi di questa università. Ha fatto un discorso di 6 minuti e mezzo, molto brillante, molto bello, in questo caso molto serio, non c'era niente da ridere, filmato e messo ancora su YouTube. Beh, in questo discorso dice agli studenti che la cosa fondamentale per la propria vita e del suo augurio è la passione, quindi la passione della vita e il vero amore. Fra l'altro dice, ho aspettato fino a 39 anni per sposarmi, perché dovevo aspettare a lungo per trovare la persona la cui felicità contasse più della mia. E poi, fra gli applausi, se ne va con la moglie in braccio. Beh, questo personaggio qua scardina, secondo me, completamente quello che normalmente noi ci diciamo pensando alla morte di amici o alla nostra morte, ed è una grande e bella lezione. Noi apparteniamo a un'epoca che ha in qualche modo consumato le parole attorno alla morte. La morte e il processo del morire, come dire, si sono impoverite di parole, rimanendo e restando nella loro crudezza, come dire, il segno di un destino a cui alla fine non possiamo trovare rimedio. Questo processo, che è cominciato naturalmente secoli fa e che appartiene tutto intero alla storia dell'Occidente, nasceva da una illusione. L'illusione che era quello che si potesse in qualche modo sconfiggere la morte. Si potesse in qualche modo farne a meno, o renderla quell'incidente attorno a cui si possa trovare tecnologie adeguate per
in qualche modo prevenirlo, evitarlo. L'antichità ha infinite testimonianze di dolore e di disperazione, naturalmente, di fronte alla fine della vita, ma anche infinite testimonianze di un modo di reintegrare, di raccontare questo momento, questa stagione degli addii da questo mondo, dentro tutto il percorso della vita di un uomo. Io ho l'impressione che molto delle nostre paure, della nostra incapacità di fare come ha fatto questo professore universitario, nasce proprio dal fatto che non abbiamo più, come dire, una giusta grammatica, un giusto lessico per dialogare con questo momento della vita, dico, perché la morte, bisogna pur affermarlo, non è qualcosa che sta fuori, il morire non sta fuori la vita, sta dentro la vita, è solo che è uno dei momenti crudi, uno dei momenti di verità, se vogliamo, uno dei momenti per cui qualche cosa dell'abitudine, della quotidianità, del qualcosa che ritenevamo in qualche modo certo, viene a essere portato alla dimensione della sua fragilità e quindi a richiamarci la nostra stessa fragilità. Ecco allora che questo professore fa una lezione magnifica, in cui chiama anche al sorriso e chiama senza, come dire, senza retorica, con grande semplicità e senza nemmeno un richiamo ai temi abituali su cui questo dialogo con la morte potrebbe essere ristabilito, che sono i temi dell'aldilà, i temi della fede, che naturalmente appartengono a un orizzonte che non chiude la strada ma la illumina oltre il momento finale. No, lui richiama in qualche modo con grande eroismo, se volete, ecco, sono degli eroi dei nostri giorni, degli eroi della quotidianità dei nostri giorni, richiama un dato molto semplice, richiama il dato che si può finire, si può terminare una lezione, si può terminare un corso di vita, mantenendo alto il sentimento del dolore, perché non è maniacalità o ipomaniacalità o fuga da questo incontro con la fine di una dimensione, ma senza tutto questo la possibilità di ricollegare questo momento al ritmo della vita, alla melodia della vita, che è anche fatta di scherzo, di umorismo, di ricordi, che è fatta anche di tutte le cose che ci stanno attorno e che non devono essere adombrate o rese morte prima del tempo, ma che tutte queste cose ci attorniano, dalle cose più care, dalle cose più intime, alle cose più materiali, ci attorniano perché queste fanno, come dire, il paesaggio della vita. Ecco, reinserire, come ha fatto quest'uomo e altri naturalmente, altre testimonianze, questo evento della vita dentro il paesaggio, il ritmo, la melodia della vita quotidiana è, credo, uno splendido esercizio di umanità. Ecco perché credo molte persone, migliaia, milioni di persone si sono collegate su questa conferenza, su questa lezione universitaria, per cogliere una saggezza che ho l'impressione abbiamo tutti molta fatica a recuperare.